salata moderna, diciamo pure ostica, con quell'attacco in allegretto. Maestro, la parte mia l'ho studiata, mi credo. Ci credo, lei è il primo della classe. Signori, buongiorno. Oggi prima lettura. Spero vivamente che tutti voi abbiate studiato a casa vostra, sottraendo qualche ora preziosa alle vostre faccende private. È un'opera nuova, dunque facciamo attenzione. Signori, cominciamo dal principio. La dinamica la leggete sulla carta. Attenti, violoncelli. L'attacco dei violoncelli è determinante. Debbono contrastare l'irruenza degli ottoni con un sottofondo placido ma robusto. Mi spiego? Avanti, diamo lettura a questa operina. Grazie alla vostra opera, questa in cui siamo non è più l'Arena di Verona, ma l'Anfiteatro Flavio, detto anche Vespasiano. Statevi bene! Però quanto scoccia sto qua. Fumate? Sì, grazie. Scusa, Cavalmoretti, non ho da accendere. Ah, scusa, non ti avevo visto. Come non mi avevi visto? Ti ho dato io la sigaretta. Ma per una sigaretta me la rinfacci anche adesso. Dai, fuma, fuma. È proprio un gigione quello là. Perché lui c'ha proprio la fissa di violoncelli. Ti ricordi quella volta, quella prova di Mefistofele, mi sembra, quando disse ariosi, violoncelli, ariosi! E chi ha pure dell'aria stia a casa e si riguardi o si copra. Lo disse proprio a te, mi sembra. No, 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 lo disse a me, a me. Ma tu non c'eri! Come non c'ero? Non ti ricordi? Ma se non c'eri? Mi chiamo Niccolò Vivaldi, sono musicista, sposato, guadagno di che vivere, ma non sono contento. E la gente, con la gente non si ricorda mai di me. A certe persone sono stato presentato 10, 20 volte. Io mi ricordo benissimo di tutti, ma loro di me non si ricordano mai. Eppure ho un viso marcato, ho una forte personalità musicale, ho temperamento, non sono un nulla. Mio padre, che faceva il liutaio, mi mise nome Niccolò perché voleva che diventassi un grande violinista e mi affidò nelle mani di un maestro. Ma andò male. Somaro, deficiente, parassita! Sei negato per il violino. Se proprio vuoi fare il musicista, potrai suonare al massimo le campane. Sì, le campane sono strumenti a corda anch'esse, no? Così cambiai maestro e strumento. Difatti il violoncello lo sentivo di più, anche perché avevo le braccia lunghe. La sito bene, sì, così. Do re mi fa sol la sito. Ah, quel sì in quinta posizione, favoloso. Bene, bene il verso della Gazzaladra. Tu sei un ragazzo intelligente e sensibile. Vedrai, vedrai. Te lo dico io che riuscirai. Amici belli, dovete mettervi in testa una cosa. Voi siete dei professionisti, pagati male, lo so, ma sempre meglio di quello che meritate. E allora mettetecela tutta, santa Madonna! Attacchiamo lo numero A! Scusi, signor Cavalmoretti, lei ha dormito bene questa notte? Benissimo, signor maestro, ma non sono stato io. Allora lei, signor Mazzacurati. Maestro, io non c'entro affatto. E allora quello di mezzo, quello lì, lei, quello lì, quello lì, quello in fondo, lei, come si chiama lei? Come si chiama lei? Sono Vivaldi. Come? Vivaldi. Ah, bene, Vivaldi. Lei sa chi fosse Antonio Vivaldi? Forse un suo parente alla lontana? Dica, dica, dica. No, maestro, non era mio parente. Non stento a crederlo. Ma da dove viene? Lei ha mai suonato con me?
Maestro, sono 10 anni che suono con lei. Non me ne sono mai accorto. Allora cominciamo da capo. E lei stia attento. Bestia! Sapere perché un violoncello entra sempre in ritardo? Perché entra sempre in ritardo lei, Frescobaldi? Mi risponda, Frescobaldi! Io mi chiamo Vivaldi. Torniamo da capo di nuovo. E lei stia attento, Frescobaldi. Ah, guarda, vieni, vieni. Vieni a vedere che non c'eri, guarda. Ma sì che c'ero. Ma dove, dove? Qui, sono questo qui, non lo vedi, vicino a te. Solo che al momento dello scatto quello stronzo del timpanista mi ha alzato un piatto in faccia. Ciao. Ciao. Adesso che ci ripenso, avrei dovuto protestare per il fatto della fotografia con quel piatto in faccia. Avrei dovuto protestare subito e farla rifare, anche perché nella vita bisogna farsi valere. Qui la mia faccia si vede perché ce l'ho incollata sopra io. Mi seccava per via di mia moglie a farle vedere che mi avevano coperto. Anche perché mi è capitato in un periodo strano, di inquietudine e di malessere. Il medico mi ha detto che è solo un esaurimento nervoso. E siccome è un amico, mi ha anche detto che è inutile spendere soldi per curarmi da lui. La cura, dice, consisterebbe nell'andare da lui 2 o 3 volte alla settimana per raccontargli tutto quello che mi passa per la testa. Ma è la stessa cosa, mi ha detto, se scrivo un diario, purché scriva sempre la verità. A proposito di tutto quello che mi capita, di tutto quello che penso, e addirittura anche i sogni. Nicolò! Eh? Nicolò, sei pronto da mangiare? Ho fatto un bel piatto di polenta, sbrigate, se no sei fredda. Stasera mangiamo polenta. La mangiamo sempre nei giorni pari. Il martedì, il giovedì e il sabato. Costanza la fa malissimo. Non sa di niente. Anche oggi il maestro si è ricordato il nome di tutti. Meno il mio. Anche oggi mi ha chiamato Frescobaldi. Ehi, lei, signore. Da chi va? Come da chi vado? Vado da me. Ma scusi, signor Vivaldi, non l'avevo riconosciuta. Vada, vada. Il mio amico medico mi ha spiegato che questi fatti, questi incidenti, questi errori, si chiamano lapsus o fatti sintomatici. Mi ha anche detto che sono cose insignificanti, che non le devo drammatizzare. Io però con questa storia che la gente non mi riconosce mai, ci sto male, molto male. E credo proprio che quell'affare lì, beh sì, insomma, l'esaurimento nervoso, mi sia venuto per via di tutte queste cose. Insignificanti. Non è possibile che i conducenti dei trasporti pubblici veronesi ce l'abbiano con me. Non lo devo neanche pensare. Sono pure coincidenze. Ma porco cane, io devo chiudere. Sono usciti tutti o no? Sì, tutti. Allora non è rimasto più nessuno dentro, no? Nessuno. Sì, ci sono stati anche certi inconvenienti seccanti, ma che sarebbero potuti capitare a tutti. C'ho mia moglie che aspetta un bambino e forse è già nato. Dovevi pensarci prima. Certo, capita ogni tanto che qualcosa ti dia i nervi, però non per questo sei nevrotico. A tutti può succedere un incidente. Mi rammento il giorno del matrimonio con Costanza. Beh, quella volta mi arrabbiai forte, lo confesso. Uno non la può prendere sempre con spirito. Oh! Oh! Ferma! Si fermi, ci siamo dimenticati mio marito! Io! Ferma! La mia scusa è un corno. Certo, una cosa è una distrazione e uno non si dovrebbe nemmeno offendere, perché se è stata una distrazione non te l'hanno fatta apposta. E un'altra cosa invece è quando ti fanno uno scherzo. Per quanto anche quando ti fanno uno scherzo, questo non vuol dire affatto che te lo fanno per malvagità o perché sei uno stupido o non sei nessuno.
Proviamo. Violoncelli, violini, come si è già detto. Andiamo. Lei, quello di mezzo. Ma lei, che cos'ha? Ha perduto la testa? Lei come si chiama? Io mi chiamo Vivaldi, Niccolò Vivaldi. Bello accoppiamento di nomi, lo conosce lei questo scherzo? Sì, maestro, lo conosco benissimo. Da capo, mi raccomando i violoncelli. Anzi, sarà meglio che suonino loro due soltanto, Mazzacurati e Cavalmoretti. Lei, per favore, stia zitto. Lei, come si chiama? Lei come si chiama? Mi chiamo Vivaldi, Niccolò Vivaldi. Appunto, stia zitto. Entri soltanto al pizzicato. Andiamo! Certo, uno scherzo simile non lo farebbero al primo violoncello. Col primo violoncello, con uno che conta, non lo farebbero mai. A cosa ti sta pensando? A niente. Il dottor mi ha detto che con sta tavola dura la spina dorsale di rosame farà molto meno mal. Ah, però mi ha anche detto che fanghio salso maggior li devo fare se voglio che mi passi st'artrite. Quando ti me porti, Nicolò? Prima devo sistemare le pratiche della mutua. Lo sai tu cosa costano le cure termali? Senti, Costanza. Tu sei contenta di avermi sposato? Ma che domande che ti me fa? E mi risposeresti? E sì che ti risposeria. Ma poi perché? Ti sei già mio marito, no? Ma tu come mi stimi? Come mi vedi? Come ti sembro io? Parlami un poco di me. Ma che domande, Nicolò. Ma mi non so parlare, mi sono un po' ignorante, non sono professore come te. Mi non sono intelligente come te. Perché secondo te sono intelligente io? Come no? E ti sei un artista. E poi ti sei anche un bell'uomo. Mi ricordo la prima volta che ti ho conosciuto. L'impressione che ti mega fatto. Te lo ricordi, Nicolò? Eseguirò il verso del canarino e dell'usignolo a principio dell'autunno. Anch'io partecipavo sempre a questa gara. La coppa non la vinsi mai, però ero bravo. Il canto del merlo maschio nel folto del bosco, il suo richiamo d'amore. Sì, è ordinario. Ma costi disi, e sei così distinto? Ma con tua sorella qualche volta hai parlato di me. Cosa ti dice di me tua sorella? Come mi giudica? La dice che non ti sei una gran bellezza, però che ti sei simpatico, buffo. Come buffo? E sai, noi altri diciamo così per dir che ti sei divertente. Senti, sii buono, Nicolò. Mi ricordo che quando se gavemo con lo suo ti facevi il verso del merlo in amore. Mi piaceva tanto. Ti me lo fa ancora? Ma dai, Costanza. È tardi, è quasi mezzanotte. Dai, Nicolò, te prego. Dai, avanti, ti me lo fa ancora. Costanza, su, sii seria. Ti prego. Senti, dai, nessuno lo sa far come te. E va bene. Ti fa il merlo, mi fa venire un languorino, una voglia di fare l'amore.
Nicolò, è tanto tempo che non fa niente. Costanza, no. Costanza, noi domani ci dobbiamo alzare presto. Ma perché? Ma è possibile, ti dimentichi sempre di tutto. Dobbiamo andare alla mutua, te lo sei scordato. Qua, metta la data. Sì. Hai finito? Eh sì, quello. Qua, scriva nome e cognome di suo marito. Sì. Per caso lei non è sposata? Ma sì, se questo qua è mio marito. Mi succede, come si dice, un'amnesia. Cioè? Maria Vergine, ma che ti smette che come te chiami? Ce l'ho sulla punta della lingua. Io mi chiamo Vivaldi. Niccolò Vivaldi. Ma guarda, se non sei il colmo della distrazione, per smentegarsi il nome del marito. Stai calmo, Niccolò, calmo, ragiona. Non farti prendere dai complessi. Costanza ha solo avuto un vuoto di memoria. Non è una cosa grave, non è una cosa da prendersela tanto. Può capitare a tutti un'amnesia. Non bisogna drammatizzare, calmo. L'importante è affermarsi nel proprio mestiere. Io sono violoncellista e voglio che il nome di Niccolò Vivaldi venga rammentato come quello di un buon violoncellista. Allora solo le prime 10 battute, intesi? Oh, scusa. Bravi! Finalmente! È la prima volta che i violoncelli suonano bene. Bravi! Dunque, la verità è questa. Che il mio violoncello, ci sia o non ci sia, è lo stesso. Nessuno lo sente. Forse lo sbaglio è stato nella scelta dello strumento. Si sa, il violoncello è uno strumento di accompagnamento, non è mai primo attore. Serve a fare tappezzeria, a dare rinforzo ai bassi. No, no, il medico mi ha raccomandato di scrivere nel diario tutta la verità. Esiste anche Pablo Casals, esiste un primo violoncello, esistono sonate per violoncello e piano, dove è il piano che fa l'accompagnamento. Esistono pezzi scritti apposta per il violoncello. Sono io che faccio parte della massa, non il violoncello. Non so se scrivere questo diario mi fa bene oppure male. Eppure quando uscì dal conservatorio, il maestro Robotti scrisse a mio padre che avevo talento. Ho conservato la lettera. Niccolò! Niccolò, cosa ti fa? La polenta si raffredda. Costanza. Qua per caso l'hai spostato tu il violoncello? Mi no. E allora dov'è? Mi non lo so. Ma dove l'avrò messo? Dai, Niccolò, andiamo a mangiare. Ti lo cercherà dopo. No, no. Ma dov'è che l'ho messo? Fica a guardare nello studio. Ma che non c'è. Ecco, hai visto che non c'è? Non c'è! Ma com'è possibile? È nel bagno, ti fa guardare. Perché io il violoncello lo metto nel bagno, secondo te? Beh, qualche volta ti ho sentito che ti facevi gli esercizi seduto sulla tassa. Lo metto nel bagno, secondo te? Costanza. Ho capito tutto. È lui. È lui che si è nascosto. Ma lui chi? Il violoncello. Ma ti sei matto? Sì, sì, è proprio così. Si vergogna di me, mi odia. Mi odia, sì, perché si è stancato di fare l'ultimo della fila. L'accompagnamento, il rinforzo dei bassi. In mano un altro poteva fare il solista. È un buon violoncello, di marca. Ma Niccolò, ti sei sicuro di sentirti bene? Sì, 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 sì. Ti mi pare esaurito un bel po'? Ma guarda, Semo, ti lo ga posa qua per tirar fuori la chiave e ti lo ga smettegà. No, no. È lui che vuole andarsene di casa. Adesso capisco. Pensa, un giorno per squagliarsela ha preso l'autobus da solo. Niccolò, te fasso un'altra cosa, una pietanza che te piace. Il baccalà, te lo fasso alla Vicentina.
È una settimana che non ti parli, oltre che non ti mangi. Che non ridi, che non senti. È una settimana che non ti dormi. Cosa ti credi? Mi te vedo. E quando ti dormi ti sogni, ti gagli incubi. Mi piaceria tanto sapere cosa ti sogni. Ti vuol provare a dormire? Ti spengo la luce. Il sogno che facevo era sempre lo stesso. Finalmente c'era un concerto in cui ero io, il violoncello solista. Lei è pronto? Si ricordi che è un pezzo che va fatto in pianissimo. Beh, le ho detto in pianissimo. Lei lo fa addirittura in zitto? No. No, non è vero niente. Questo è un sogno. Io sto solo sognando. Voglio svegliarmi! Voglio svegliarmi! Basta! Non ti devi impressionare. Il sogno del violoncello muto è chiarissimo, classico. Freud, Jung te lo spiegherebbero benissimo. Tu hai quello che si dice una frustrazione. Tu credi sempre di valere meno degli altri. E questo deriva da un fatto solo. Tu sei troppo sensibile. Tu, caro, devi liberarti dal complesso di inferiorità, diciamo così, musicale. Se tu sei soltanto un violoncello di fila, non devi fartene una malattia. Non tutti i giorni nasce un Casals, un Amfiteatrof. Forse ho sbagliato io a dirti di tenere un diario, perché tu hai fatto l'errore di fissarti sui dettagli. Cosa vuoi che significhi questa sintomatologia? La gente che non ti riconosce, che si dimentica il tuo nome, il conducente che ti chiude in faccia le porte del tram, quello che non ti accende la sigaretta. Ma sono tutte scemenze, credimi. Non ti devi impressionare, credimi. Non hai una grande personalità, ma questo che cosa significa? Guarda, appena puoi, prenditi una settimana di vacanza e vedrai. Ieri hanno concesso un periodo di riposo all'orchestra. Le prove riprenderanno fra una settimana. Così ne ho approfittato per accompagnare Costanza a Salso Maggiore. E mentre lei farà i fanghi, io avrò modo di prendermi una piccola vacanza, di fare rilassare i miei nervi. Darla ai fanghi, hanno sottoposto Costanza a un mucchio di controlli e di visite mediche. Io ho assistito alla prima e ho capito che Costanza si vergognava un po'. Si metta seduta. Nicolò, per piacere, non mi guardare, voltate. Ecco, adesso faccia 10 flessioni. Mi ha fatto uno strano effetto. Sì, il petto di Costanza lo avevo visto parecchie volte. Ma non lo so, oggi mi è parso più eccitante. Anzi, mi è parso che anche il medico, mentre la spogliava, la guardasse con piacere. Ma forse è stata un'impressione mia. Per visitarla è chiaro che devono spogliarla. E si capisce anche che lei fosse imbarazzata. Infatti, anche se siamo molto in confidenza fra di noi, mi ha detto che preferirebbe che io non assistessi alle altre visite. E in particolare a questa. Anche a Regipetto, dimmi un'occhiata prima alle mammelle. Fammai quando tocco? No. Ti sei una ghiandoletta infiammata, ma sei normale. Su viola, se devi capire tutto. Eh sì, anche alle braghe. Coraggio. La spogliano sempre di più. E la toccano. La toccano proprio bene, come si deve. Però Costanza, nuda,
è diversa. È provocante, ecco. E sì, non è un'idea mia, è per questo che la spogliano così. Vestita, non sembra niente di speciale. Nuda, invece. Dia pure a me l'accappatoio. Ferma così. Scenda. Venga qui adesso. Qui duole. Ai, lì mi fa male. Stasera devo ricordarmi di scrivere sul diario una cosa molto strana che non mi sarei mai aspettato. Vedere mia moglie nuda davanti a un altro mi ha riempito di piacere. Mi ha addirittura emozionato. Signore, non si può mica entrare. Hai visto che razza di sventola è entrata lì dentro? C'ha due tette, due affari così, io le ho viste solo quando era a Bali. È proprio una gran bella sposa. Porca bella. Domenica è il Cesena Giocamestre. Ah, poi... sì. Oh, se perdiamo quest'anno te lo dico io, andiamo a finire in Serie C, andiamo. Ma che perdiamo? Lì, quello brutto lì è il marito. Sarà anche brutto, ma beato lui. C'ha una moglie con due tette magnifiche. Un uomo fortunato, eh? Sì. Sì, mi piace questa voglia che suscita Costanza. Mi piace che me la invidino. E pensare che vestita non è niente di speciale. Scusate, ma a che ora mia moglie finisce di fare il bagno di fango? Ci vorrà mezz'ora, non di più. Ah. Vuole accendere? Sì. Grazie. Spogliata è proprio un'altra cosa. Ho fatto un sogno magnifico stanotte. Forse sto guarendo dai miei incubi. Stop, continuiamo. I violoncelli, giù, giù. Non li voglio quasi sentire, giù. Devono soltanto rinforzare i bassi, giù. Voglio soltanto sentire il primo violoncello, eh? Attenzione. È pronto? Il caffè, Nicolò. Peccato che la cura dei fanghi sia finita così presto. Anche perché Costanza ha ripreso quel suo aspetto di brava casalinga. Peccato. Costanza. Eh? Lo sai che sei una moglie magnifica. Maria Vergine, ma cosa te prende? Niente, niente. Niccolò. Adesso provano i fiati. Pensi mai ad altro? Io no. Ah, no. Come si fa a pensare ad altro? Poi è lo strumento stesso che ti fa pensare sempre la stessa cosa. È un organo celeste, è una viola, è Bach. Guarda, guarda sta polastrella in tutte le pose. Attento, guarda che concerto. Qui ti fa vedere il mandolino, qui il fagotto e il controfagotto, vedi? Giappa, giappa, ripassati sta musica qua. Scusa. Eh? Perché non ti spogli qua? Perché? Sono tuo marito, no? Mi piacerebbe che ti spogliassi
Lentamente. Io ti guardo. Poi tutta nuda ti potresti sdraiare sul tappeto. E io ti guardo. Ma ti sei matto? Ecco, lo sapevo. Con te non si può fare mai niente. Porco Giuda, potresti bussare prima d'uscire. Domattina quando mi sveglio devo assolutamente ricordarmi del sogno che sto facendo e forse domandare al dottore che cosa può significare. Costanza è meglio. Sì, Costanza è meglio. Costanza è meglio del violoncello, è meglio. Cosa ti dica, Nicolò? Eh? Cosa ti sta sognando? Niente, niente. Dormi, Costanza, dormi. Buonanotte. Mi sono preoccupata, dottor. Mi spia dal buco della serratura quando sto in gabinetto. Mi vuol far fare lo spogliarello. Mi vuol vedere nuda stesa sul tappeto. E poi sti sogni. E il megas cambia per il violoncello. Mi non mi par normal. Ma no, no, Costanza. Vedi, il fatto è che o sono depressi o sono aggressivi. Chi? I frustrati. Maria Vergine, chi sono sti frustrati? Sono cose lunghe da spiegarsi, ma niente di grave. Ah, l'unica cosa, devi tornare ad informarmi. Sì, sì. Mi devi venire a dire se ne fa altre di queste cose strane. Beh, più strane di così. Finora c'è soltanto una specie di transfert. Maria Vergine, grave? Ma no, è un fatto assolutamente normale. Vedi, Nicolò identifica nell'inconscio il violoncello e la moglie, cioè le due cose che gli sono più care, e qualche volta le confonde. Beh, speriamo che non si confonda quando deve far l'amor, altrimenti il poderia anche tagliarsi con tutte quelle corde. Ah, certo. Costanza è strana in questi giorni, molto strana. È nervosa. Poi mi sono accorto che mi spia e mi tiene il muso. Forse non sta tanto bene. Forse dovrei accompagnarla dal mio amico neurologo. Eppure io sono tanto gentile con lei, perché a me la domenica di venire a mangiare a Sacile, a casa di suo padre, è una cosa che mi sta proprio qui. Ci vengo solo per farla contenta. Mio suocero, fra l'altro, ha un negozio di volatili e appena mi vede mi vuole per forza raccontare vita, morte e miracoli di ogni uccello. Vieni, vieni, che ti faccio vedere una cosa. Tu vedi la camellina là, quella là con le pene verdi? Quella se la fa col merlo. Alla notte, quando il merlo chiude gli occhi, la va a farsi chiamare da Garibaldi. E chi è Garibaldi? Io. Quello là, quello col petto rosso, col petto rosso. Ha un gran ciavatore, non c'è niente da dire. Ma la camminina si fa pagare sta troia. In denaro? Ma che, Nicolò, ti sei proprio tonto. Ma ti pare che gli uccelli abbiano del denaro? E allora? Si fa dare 30 chicchi di miglio di più sta vaca. Costanza, basta su tenersi il broncio. Ho portato lo champagne, francese. Così facciamo la pace, eh? Vabbè, ma ti la pianti di essere così strano? Il richiamo del merlo maschio. Allora, pace. Va bene. Ma ti sei sicuro che lo champagne francese che dice qua polenta? Sì, sì. A me mi piace di più la gassosa. No, ma che gassosa, è meglio lo champagne. Stasera champagne. Costanza? Champagne stasera. Quattro pasticche per ottenere un sonno profondo. Ecco qua lo champagne francese. Ecco. Evviva! Ma come fa a piacerti la gassosa? Evviva. A te, eh? No, 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 no. E questo è il tuo. Evviva! Ti ti ricordi, Nicolò, la prima notte de nozze? Che sbronza che ti mega fatto prendere. Invece di far la roba che si doveva far, avevamo cantato tutta la notte. Mi ricordo, sì. Vogliamo rifare. Pronta? Via! Se il mare fosse de toccio, oi lì, e i monti de poenta, oi là. Non mi riuscivo ad azzittarti, eh. Ero ciucca,
3 litri di grignolino. E ti ha preso anche il violoncello per farlo spiritoso, per farmi ridere. Aspetta. Puente Bacalà. Ecco qua. Pronta, via. Se il mare fosse betonio e i monti dei che avremmo dovuto rimandare tutta la notte successiva, orso cavo. Oh mamma che tu giade. Oh mamma che tu giade. Costanza. Sono contento di fare la pace con te. Anch'io, Nicolò. Beh, adesso io vado a farmi bello per la notte. Aspettami. Pulente baccalà! Fu un'idea che mi mise in testa il collega Hosle, della filarmonica di Dortmund, durante la settimana dell'amicizia fra Germania e Italia. Io non ci avevo mai pensato. Ti piace? Eh? Macchina? Beh, non so, non conosco. Buona? Molto pratica, tu fotografo e sviluppo solo, niente sviluppo di fotografo. Sicuro? Certo, tu fotografa d'ori nuda, poi tieni, conserva e quando tu vecchio, tu la guardi. No? Costanza. Costanza. Cosa ti sei, Nicolò? Niente, tesoro. C'è un temporale fuori. Dormi. È stato un lampo. Ciao. Sei tu? Io? E come sei possibile? E chi me le ha fatte queste foto? Te le ho fatte io, ieri mentre dormivi. Costanza, non ti devi scandalizzare, è difficile da spiegare, è una cosa che fanno in tanti, forse un po' complicata. Anche per me è stata una cosa improvvisa, strana, non ho potuto farne a meno, mi è venuta una specie di cosa, come si chiama? Una specie di rapitus, ecco, mi è venuta una specie di rapitus. Però stai calma e non ti arrabbiare. Adesso se stai calma ti spiego perché ti ho fatto quelle foto! Perché devi un porco! Io non sono un porco! Non sono un porco! Costanza! Costanza! Ma che fai? Sei matta! Dico che più tutto, torno da mia madre, ti sei un invertito, come se mi sono pervertito! Maniaco sessuale, un satirico! Ma che dici? Sì? Aspetta che ti spiego tutto no, io, cosa dici? No. Costanza, aspetta, sei... Torno a casa mia, torno da mia madre! Ti sei un deviato, mi non sopporto di quella sposata maniaco sessuale, un porco, un degenerato, un vizioso, un lupo mannaro! Shh, ti sentono! Speriamo che quella scema non abbia detto al padre e alla madre la causa del litigio. Pensa se l'avesse detto. Che scandalo, che tragedia. Capirai, quelli sono contadini, con la mentalità che hanno mi prendono veramente per un depravato. Magari mi denunciano pure. Ma che mi è saltato in mente? Col buio parte fuori. Se può vedere queste fotografie, posso darle una occhiata? Ma papà, basta, ti metti anche a te. Però, che fantasia, sto Nicolò. Beh, adesso mi arrabbio. Ma chi credono di essere? Burini, bifolchi. Non si scandalizzano, la prendono come una cosa normale. Quante storie, benedetta mia. Ma lo sento Mario. E che avrà ben il diritto di godersi il cuoio della sua moglie in persona e in effigie. Come si chiama questa macchinetta che fa tutto da sola? Polaroid. Ostrega, ai miei tempi non c'erano mica tutte ste diavolerie. Si chiamava e basta. Ben peccato. Come peccato? Sì, peccato perché un pochettino di vizio, un poco di dissolutezza, un pochettino di depravazione, e sarei sempre ben assetta e gradita, ostrega. Mamma, cosa ti dici? Ma va là, fia, beata ti. Me, poverazza, ai miei tempi, l'ho sempre vissuta da contadina. E invece il sesso, con fiantin destro, de variazione, insomma, è un gran conforto. Se no, c'è sempre la solita minestra. Ciao, un fiantin di condimento, no?
Non ti monta la testa, sa. Non ti fa venire servite. Oh, guarda, guarda, c'è anche Nicolò. Dime, porcon, ti me scatteresti una fotografia anche a me? Nicolò. Quelle robe, quelle foto, cosa ne hai fatto? Le ho strappate. Ah. Ti sei sicuro? T'ho detto di sì. Stasera può essere la mia grande occasione. Si sta per andare in scena e all'improvviso sono venuti a mancare il primo e il secondo violoncello. Uno ha la febbre a 42 e l'altro ha gli orecchioni. È inaudito! Per quanto mi riguarda, la rappresentazione è rimandata. Ma no, no, lei è pazzo. Lei sceglie fra i violoncelli di fila. Le do mezz'ora di prova e si va. Ah, è sono semplice per lei. Io non sono abituato gradinate. A queste cialtronate. Il primo violoncello, in questa opera che è la Tosca, al secondo atto ha un assolo importantissimo, famoso. Quasi sempre viene a farlo un violoncellista apposta da Roma. Suona quell'assolo e poi se ne va. È un pezzo che io so fare molto bene. Chissà che non sia la volta buona per me. Va bene, allora facciamo questa audizione. Ma è l'ultima volta che vengo in questo teatro. Lo spero anch'io. Adesso a chi tocca? A me. Lei. Io? O lui? È la prima volta che mi suicido. Mi dispiace di farlo, ma non mi resta altro. Sono un fallito ormai. E poi non mi trovo bene in questo mondo. Certo, anche lui deve annegare con me.
Caval Moretti. Cosa fai là sul ponte tutto solo? La faccia da funerale? Che cosa si prova? A far che? A fare il solista. Bello. Soddisfazione, emozione. Però? Però? Però domani è finito tutto. Arriva il violoncello da Roma. Ho fatto il solista una sera e basta, ecco tutto qua. Domani se ritorna il coglion de sempre. Caro mio, al mondo c'è chi viene a galla e chi va a fondo. E noi siamo quelli del fondo, ma proprio è... C'è niente da fare, tanto si muore tutti. È morto Beethoven, è morto Bach, è morto Toscanini. Pace. Sono addolorato, Caval Moretti. E lo vieni a raccontare a me? I dolori sono come i soldi, caro mio. Chi li ha, se li tiene. Senti, ho un'idea. Andiamo a farci un quartino. Dai, che si annega meglio nel vino. Andiamo. La vita è una festa malinconica. Ho capito che sei un amico. Ciao, Caval Moretti. Mi vado a casa. A st'ora mia moglie deve aver mandato via l'amico. Sei becco, ma rispettoso degli orari. Caro mio, se tutti i becchi portassero un lampione, oh, che grande illuminazione. Ecco, questo per me sa vivere. Bisogna avere filosofia, caro mio. Senti, dale da me. Ma si vede proprio che è l'ultimo bicchiere quello che fa ubriacare. Ma come ti chiami tu? Ho una nebbia qua. Mi chiamo Niccolò. Ecco. Senti, dare da me, Niccolò. Non prendetela mai! Che non vale la pena. Sai... Io volevo suonare il violino. Poi mi sono accontentato del violoncello, pensando che forse potevo diventare un solista. Oppure, non so, un giorno un direttore d'orchestra, come è successo a tanti. Come è successo a pochi, vorrei dire. A pochissimi. Sì, hai ragione. Ho anche studiato composizione, sai, ma non mi ci sono mai provato. Grazie. Fare il compositore sarebbe la cosa più bella del mondo. A me non è mai riuscito neanche un pezzetto di canzoncina così. E vabbè, amen. Ti voglio far vedere una cosa, ma solo a te. Non ti far vedere. Ostrega. Ma chi è? Una. Ma tu la conosci? E come no? È una gran culona. Eh sì. È una bestia. È vero, è vero. E in televisione non passa questa qua. E c'ha anche l'occhio da puttana. È bella, eh? Porco. Oh. Ti piace? Uè, non mi direi mica che te la gusti questa qua. È proprio così. E cosa si prova? A fare che? A congiungersi carnalmente con una così. È bello. È molto bello. Porca. La meretta a me. Altro che suonare il violoncello. Questo è uno strumento. Ti devo dire una cosa. E dimmela. Io, sai, non ti facevo... Insomma, io ti consideravo uno di poco conto, ecco. Un coglion? No. Uno che se cucca sti ombi è un padrone lui, non un pareto. Ho lei. Lo sai, io non ti si facevo. Io ti consideravo uno di poco conto, così. Un coglione.
No, meglio suonare questa che il violoncello. Ostrega, è una bestia! Del giornale con un occhio da puttana. L'hai prese tu? E ti perché mi avevi detto che ti legavi strappate? Perché rispondi a una domanda con un'altra domanda? E ti perché ti rispondi a una domanda con una bugia? Credi che possiamo andare avanti all'infinito? Con tutti che fanno domande e nessuno che dà una risposta? L'hai prese tu? Eccole. Sembra proprio. Sì. Mi sono dato malato e da una settimana non vado a provare. Ho fatto molto l'amore con mia moglie, anzi, moltissimo. Varie volte al giorno. Oggi 7. Come indicano le palline rosse. E ieri, l'altro ieri, anche di più. Anche Costanza è rimasta colpita dal mio impeto e dalla mia eccezionale virilità. Maria Vergine, Nicolò, ti va da un eccesso all'altro. Guarda che ti viene un cocolon. Ho scoperto qualcosa di nuovo in Costanza che mi ha risvegliato come uomo, fisicamente e psicologicamente. Ho fatto molto bene a far vedere a Cavalmoretti le fotografie di mia moglie nuda, sì. Per la prima volta in vita mia mi sono sentito ammirato e addirittura invidiato. Oggi poi è stato un bellissimo giorno, perché finalmente ho convinto Costanza a farsi fare altre fotografie. Sono per te. Cosa sei sta roba? Fiori, non li vedi? Maria Vergine, Nicolò, è la prima volta in vita mia, ti ha dato volta al cervello. Cosa te ne devi chiedere? Nicolò. Ma mi finora te go sempre accontentata, ma... Te l'ho già detto, perché solo tu? Questa macchina, vedi, c'ha l'autoscatto. Possiamo farcele assieme le fotografie. Voglio esserci anch'io con te. E va bene, ma un conto se si fermo una foto che si tenemo per man, o anche che si demo un basetto. Ma proprio mentre facemo l'amore, mi pare una gran sudiceria. Ma no, è bello, è bellissimo. L'amore fra marito e moglie che è una sudiceria. Anzi, per due che si vogliono bene, è il momento in cui ci si vuole più bene. Sei pronto? Sì. Allora, carico. Sì. Ma cacco, non ti ha fatto neanche in tempo a cavarti le brache. Bella figura che ti fa. E io me la tolgo prima. Ecco. Ricominciamo da capo, eh? Questo non serve. Via. Ecco. Sei pronta? Mi sì. Bene. Mattino ti sei pronto. Ti mi pare un po' depresso. Accarezzami i seni. Eh? Su, accarezzami i seni. Nicolò. Ti prego, Costanza. Nicolò. Avanti. E va bene. Sono pronto! Ecco. Ma a te che effetto ti fa, Nicolò? Sarà noioso, ma a me mi fa venire voglia di rifare l'amore. No, basta, eh. Adesso se dorme. Bisogna che ti te calmi, Nicolò. A me mi fa un effetto strano, come di far l'amore davanti a qualcuno che ci guarda, che ci spia.
periodo che faccio dei sogni che mi piacciono. Adesso sto sognando la cosa che ha scoperto Costanza poco fa. A me mi fa un effetto strano. Grosso serpente di tre lettere. Boh, compri a Trieste? Ora? Unca, tieni in lista che ti dico. Guarda. Porco boia. La foto del corpo a corpo. Sei proprio tu? Già. Porco cane. Ha un culo così rotondo che... Ma già con cocomero. È un bambricone. Non sarai un gran suonatore di violoncello, ma come suonatore di piffero. Ehi là, ma non potrei fare una sonatina anch'io qua? Sei un gran villano. Provano i violoncelli. Lei, quello di mezzo, lì. Lei è un'ottava sotto. Io, maestro, la suono come la scritta Verdi. È chiaro? Hai visto, eh? È rimasto senza fiato. È un periodo mi sento diverso, in forma. Guarda, lo dico solo a te. Ho deciso di darmi da fare anche come musicista. Ho deciso. Voglio provare a scrivere un'opera lirica. Sento che è quella la mia strada. È la seconda settimana di lavoro, ma non bisogna scoraggiarsi, un'opera lirica non si scrive in 448, ricomincerò da capo. Forse non ho ancora trovato l'argomento che mi ispira, ma ho fiducia. Anche perché mi sento in piena forma adesso. Sono attivissimo, provo ogni giorno all'arena, compongo la mia musica e trovo sempre nuove cose con costanza, nuovi giochi fotografici, che poi si concludono sempre nello stesso modo, facendo magnificamente l'amore con mia moglie. Quando l'hai conosciuto? Ah sì, un giorno che ti accompagnai all'arena. E il mega visto, e il mega seguì per la strada, poi si è deciso il mega bordà. E che ti ha detto? E il mega ditto, signora, mi sono il direttore dell'Arena de Verona. E demo a casa sua che voglio parlare. E tu l'hai fatto venire? Sì. E di che cosa ti voleva parlare? E il mega ditto che era pazzo di me, e che avrebbe preferito mille volte essere un violoncello di fila e avere una moglie come me. Ma tu gli hai detto che sto scrivendo un'opera? Sì. E poi? Costanza confessa di tutto. E poi all'improvviso e si è messo tutto nudo e se semola sa di trasinare dai sensi. Non ti posso lasciare sola 5 minuti. Ma tu sei mia, mia. Lo so che gli altri ti vogliono, ma tu sei mia, mia. Sei mia, mia, Costanza. Sei mia, mia, capito? Non mi è ancora venuta l'idea per la mia opera. Ed è per questo che da 3 giorni vivo chiuso nel mio studio e ho messo la carta nera a tutti i vetri. Gli uccelli li accecano così, tenendoli al buio. Oh, spero di diventare cieco. Mi sono ricordato che non solo gli uccelli, ma anche i cantanti e i musicisti ciechi hanno una maggiore sensibilità. Non si vede nulla. Che l'ho godito, dottor. Se barica là dentro al buio completo e se ha portata a magnar per un mese. Senti, Costanza, fallo curare da un altro. Questo da più grattacapi dell'intera clinica neurologica. Guardi, dottor, questa è la roba che le dicevo. Sì, sì, ho capito. È abbastanza chiaro. Aspetti, dottor. Questo... è il diario che le avevo detto. Sì. Sì. Gli piace di fotografarti nuda. Ecco, vedi, le ha anche fatte vedere agli altri.
perché gli piace che gli altri sappiano che lui ha una moglie, come si può dire, erotica. Vedi, l'amor proprio, l'orgoglio di un uomo, se non altro, si radica nella sessualità. Tu sai cosa scrive Reich, che è un maestro, che un uomo frustrato dalla vita spesso cerca la sua rivincita nel sesso. Mi ha fatto bene stare una settimana al buio. Non sono diventato cieco, ma stando qui a pensare al buio ho avuto, sembra buffo, l'illuminazione. Ho pensato molto agli uccelli. Scriverò un'opera ispirata al canto degli uccelli. Alla melodia, voglio dire, che gli uccelli sanno esprimere. Allegro con brio! Sarà un trionfo di trilli! No, non sono abbastanza concentrato. Ah, devo dire la verità, più che tentato sono agitatissimo, sconvolto dal desiderio di farlo. Ci penso da 3 giorni, ho la febbre. No, io non sono né un vizioso né un pazzo. Sono un uomo fortunato. Avere una moglie così è una gran soddisfazione. Sono fiero di mia moglie. Ecco la cavatina che mi mancava. Oh, è venuta. E adesso mi manca solo il terzo atto. Sì, è proprio Costanza che mi ispira, sì. Ma Costanza non resse alla vergogna e alla mortificazione. Per fortuna, quel giorno, mentre stavo andando alle prove, sentii il desiderio di fumare una sigaretta. Così, cercando il pacchetto, trovai la lettera che Costanza mi aveva messo in tasca. Caro Nicolò, quando ti leggerà questa lettera sarò già morta avvelenata dal gas. Mi suicido per la vergogna. Forse Tino ti me puoi capire, ma mi non resisto più, mi non son la donna per ti. Te domando perdono. Addio, Costanza. Costanza! 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 Ma cosa sta succedendo? Scusi, signore, ho sbagliato piano. Io abito di sopra. Scusi tanto! Costanza! Figliacca. E se non arrivavo in tempo? Ti lo vedi esagerare, Nicolò? Per poco non ti restavi vedovo. Tu certe cose non le puoi capire. Io non sono come tu pensi. È che questo coso qua mi aveva tradito. E io me ne ero fatto una malattia. Mi era venuta la paura di essere nessuno. Finché un giorno invece ho scoperto che ero qualcuno. Perché tu sei mia moglie. E nessuno ha una moglie bella, carnosa, emozionante come te. Ma cosa ti dici? Ti senti che mi vedi così? Non ti esaltare. No, no, no. Magari vestita non sei un granché. Ma quando sei tutta nuda, è un'altra cosa. Così ho pensato, non sarò un gran violoncellista, sarò un uomo così, qualunque. Ma ho una moglie che se la vorrebbero portare a letto tutti, invece è solo mia. Adesso è per merito tuo, ho le mie soddisfazioni. Lo sai, ce l'ho fatta. L'opera l'ho quasi finita. E mi sembra proprio bella. Sai come l'ho intitolata? Il Merlo Maschio. Opera gioiosa di Niccolò Vivaldi. Ti sono proprio grato di essere venuto. Vieni, tu non hai idea di quanto mi abbia fatto piacere che tu abbia accettato il mio invito. Vieni, vieni. Ecco, accomodati qua, siediti. Un minuto solo e poi te la suono. Un minuto solo, scusa un momento. E non ti spazientire, vengo subito, vengo subito. Costanza, tu vai di là e zitta, Non ti devi fare vedere, non ti devi far vedere né sentire. È una cosa importante, non ti devi far vedere. Eccomi,
Tu sei la prima persona che la sente. Mi sembra che sia venuta proprio bene. Ah, e che tipo di opera è? Gioiosa. E ci tengo molto al tuo giudizio. C'è anche una grande parte per violoncello. Era giusto, no? Dai, sentiamo. Sì. Fin qui che te ne pare? Ti chiedo soprattutto di essere sincero. Sincerissimo, guarda. L'opera è bellissima. Ha un gran respiro. L'ouverture è fantastica. È un movimento serratissimo. Solo che c'è una piccola osservazione che dovrei farti. Non la puoi intitolare Il Merlo Maschio. Perché? Perché para, una nota dopo l'altra, La Gazza Ladra di Rossini. Lo giuro, non l'ho fatto apposta. E poi è vero, io La Gazza Ladra non la conosco, è proprio così. È una coincidenza. Un momento, però. L'aveva già composta Rossini, va bene. Ma siccome io non l'ho copiata perché non la conosco, io ho pensato e composto una cosa che ha composto Rossini. Io ho il talento musicale di Rossini. No, un momento. Forse nell'inconscio, forse nell'infanzia. Benissimo il verso della Gazza Ladra, molto bene. È così. Costanza, io dormo qui, lasciami solo, Costanza, anche se mi sono tornati gli incubi. Eccolo il sogno, eccolo. Senti, dato che sei un amico, ti voglio dire la verità. Devo darti una brutta notizia. Tu non ti sei accorto di nulla, ma alla fine del concerto l'ho visto io con i miei occhi. Il tuo violoncello è scappato col solista. Era da un pezzo che c'era sta tresca. Anzi, se vuoi sapere tutta la verità, ti dirò che il tuo violoncello era incinto. Ieri ha partorito ed è nato un violino. No, non posso crederci. Rassegnati, è scappato. Grazie, hai copiato tutto Rossini e così se n'è andato. È impossibile. Dopo 20 anni. Non è vero, non è possibile. Ma guarda dentro, vedrai che non c'è più. Dai, c'era la svetola, ho capito, sai. Altro che il violoncello. Riapri, dai, fammela vedere. No. Beato te che lì dentro c'hai quel culo. Secondo me parla. Non gli manca neanche una parola. È un culo da applauso, da bis. Dai, fammela vedere. Dovresti essere orgoglioso, voglia di far vedere una cosa. Quando uno ha una cosa bella, un quadro, un vestito, è il piacere più grande che ha, qual è? Fallo vedere agli altri. Ciao Nicolò, ti sto facendo la polenta con gli osei oggi. Poi non ti mega dito cosa che sei parso il tuo amico della tua opera. Non me ne importa. Tieni, mettiti questa. Oggi non ho prove, facciamo una gita in campagna. Oddio, cosa sei? Mi pare un ragno. È una calzamaglia. Avanti, sbrigati, mettila. Non c'è un filo d'aria. Nicolò, amico caldo. Uffa, quanto scocci. Mi non capisco perché devo fare una gita in campagna con una calzamaglia di lana. Levati una scarpa. Perché? Devo infilarti questa spina nell'alluce. Ma ti sei matto? Ti vuoi far venire il tetano? Vieni qua. Ah, Nicolò. Vieni qua. No, va. Siedi. Non ti devi preoccupare. Deve entrare bene tutta. Nicolò. Quando uno ha una cosa bella, un quadro, un vestito, è il piacere più grande che ha, qual è? Fallo vedere gli altri. Guardati, che complicazione. Ti sei voluta mettere questo vestito?
viene da ridere. Per farle vedere un dito del piede, mi tocca spogliarmi tutta. Beh, pace, basta che non mi venga l'infezione. Ma è mai possibile che ti si deve spiegare sempre tutto, tutto! Sotto la calzamaglia, accidenti, non ti dovevi lasciare le mutande! Mannaggia a me che non ho controllato! Mannaggia a me che mi sono fidato di te! Ma oltretutto non sei igienico, Nicolò! Stai zitta, non parlare! Io voglio che ti vedano nuda, tutta nuda! Va bene, basta che ti te calmi, Nicolò! Io voglio vedere, io voglio capire cosa provo! Va bene! Ecco, vedi, Costanza, io sono lucido. Mi sono tanto agitato. Il violoncello, le fotografie, l'opera lirica. Ma che? Adesso credo proprio di averla trovata la mia strada. Allora, adesso questo viene. Hai capito tutto? Mi poi non ho bisogno dei massaggi. Non fa niente. Ma Nicolò, e se la gente del palazzo capisse che sei una roba morbosa, che ti vuol far vedere nuda e toccata da un altro? Ma che figura femo? Non me ne importa niente. Voglio togliermi questo gusto. Io uso olio camporato. Va bene per lei? Sì, va bene. Allora, signora, si prepara? Me tolgo tutto, sì? No, non vi sia bisogno. Basta così. Ostrega, adesso come faccio? Cosa hai detto? Niente. Senta, mi me le tolgo perché siete una stoffa che punge, poi tanto lei si abitua. Per meno che c'è bisogno. Mi me le tolgo. Ecco questo vagone letto. Mi scusi, mi devo capire bene. Lei arriva a Roma domani mattina alle 8 e torna indietro alle 8:10. Ma cosa va a fare a Roma? Affari miei. Oh, che strano. Ci siamo. Ho studiato bene la linea ferroviaria. Qui c'è un disco che è quasi sempre rosso e il treno si ferma davanti al casello. Oh, ecco, infatti sta fermando. Ci sono gli operai che riparano la linea. Presto, togli la camicia. Ma stavolta finimi in galera, ti sa? Svelta, zitta. Oh, ti sta fermando. Ecco, fai finta di lavarti le mani, eh? Distratta. Devi essere distratta. Non li guardare. Fai finta che non te sei accorta. Ti amo, Costanza, ti amo. Adesso fai un passo indietro. Guardati nello specchio. Brava. Adesso basta, eh? Adesso scendere, piena, soda, umida. Il treno per Verona. Per Verona? Sì, presto. Eccolo, signore. Ostrega, ti bolle il cranio. Ma come ti sarà venuta febbre all'improvviso? La soddisfazione, Costanza. È il piacere. Il piacere che ho provato oggi. Sei stata bravissima nel vagone letto. Ti sono grato, Costanza. Ti voglio più bene. Adesso dormimo, Nicolò? Come ha detto il conduttore che sei? Soda, gonfia e piena. Sto facendo un bellissimo sogno. Speriamo che non mi sveglio. È proprio un bel sogno. Giorno, benzina? Per piacere, mi dà una controllatina alle gomme. Quello che ho fatto stanotte è stato il sogno fra tutti che mi è piaciuto di più. Credo anche di aver capito il perché. Perché nel sogno c'era Caval Moretti. Dunque, mi piace molto di più se a vedere Costanza nuda non sono degli estranei qualsiasi, come il massaggiatore o il farmacista o il conduttore del vagone letto, ma le persone che conosco, magari quelle che ci sottovalutano. Costanza! Sì. Domani ti faccio vedere dal portiere. Maria Vergine, ma dove andiamo a finire? Zitta tu. Domani farò finta di aver dimenticato le chiavi di casa. Suonerò
e tu non mi risponderai. Non mi risponderai perché farai finta di essere scivolata nella vasca da bagno. Forse è meglio prendere la rincorsa. Solfiero, ne dà gana a man che spondiamo la porta. Pare sia successo qualcosa. Ecco, grazie, ci aiuti. Costanza! Costanza! Sor Grimaldi! Costanza! Sei qua. Stava a lavarsi! Deve aver avuto un malore! Mamma mia! Presto, tiremola fuori! Sarebbe meglio asciugarla, eh? Sì. Asciugami. Sì. Io vado a prenderle qualcosa di forte. Ecco. Ecco. Ecco qua. Ecco fatto, signor Vivaldi. Adesso che ha la moglie asciutta, noi andiamo via. Arrivederci. Grazie. Signor Vivaldi. Arrivederci, non so come ringraziarvi. Non importa. Auguri. Grazie. Brava, brava Costanza. Brava. Brava. Può rinvenire. Se ne sono andati adesso. Brava. Costanza. 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 Costanza, su, su. Nicolò, chiama l'ambulanza. Appena sono entrata nella vasca da bagno, ho sbissato sul savon per davvero e sono scivolata, orco can, ognocco qua dietro. Mi fa un male. Ti vedi, Nicolò, per un pelo non morivo. La commozione cerebrale ti mi ha fatto venire ostrica. E per forza, non stai mai attenta. Eh no, stammi a sentire, Nicolò. Mi sarò ignorante, mi sarò campagnola, ma ti voglio fare un discorso. Perché non lasciamo perdere con tutte queste idee che ti offusca la mente? Questo fatto che ti vuol vedere sempre nuda davanti a tutti. Mi tengo sempre a contentare perché ti voglio bene. Ma adesso che dobbiamo mettere un freno, ostrega. Guarda, forse non lo dovevo fare, ma te go rubare il diario e l'ho letto. Ma l'ho fatto per sapere cosa ti passa per la testa. Perché mi, te lo ripeto, Nicolò, mi te voglio bene. E mi preoccupo di te e di me. Ho letto l'ultima pagina e francamente. Te la leggo, Nicolò. Sarebbe magnifico farla vedere a tutta l'orchestra e a quel tanghero del maestro. Potrei trovare un'idea per la sera della prima della Ida. Potrei dire al capogruppo di prendere Costanza nel coro e poi chiedere a Costanza di fingere un incidente quando sarà sul palcoscenico e di farsi cadere il peplo. Così resterebbe nuda davanti a 20.000 persone. Nicolò, mi te lo dico per la terza volta. Te voglio bene. Anch'io. E poi guarda, se ti vuoi sapere la verità, mi me vergogno, perché mi sono una donna onesta, Nicolò, mi me vergogno. Un po' anch'io mi vergogno. Cosa credi? Io sono geloso di te. E allora, ti vedi che sei colpa di questa fissazione che ti gà nella testa? Perché chissà quante altre soddisfazioni potresti aver dalla vita. E poi sai, ridendo e scherzando, è la seconda volta che rischio di morire. La prima col suicidio e poi dopo con la scivolata sul savon. È vero. Non ci avevo mai pensato. E se morivo davvero, ti sarei dispiaciuto, ostrega, no? Ostrega, sì. Costanza, domandami se ti voglio bene. Cosa ti vuol dire? Tu domandami se ti voglio bene. Ti me vuol bene? Ti voglio bene moltissimo. Tu forse non lo sai. Allora, se ti me vuol bene così tanto, dammi retta, cerca di rinsavir. Buttiamo via le macchine per le fotografie, le calze maglie, e torneremo come prima, Nicolò? Va bene, Costanza, proviamo. E ste fotografie, le rompemo? Io ci tenevo. Però va bene, Costanza.
D'accordo, Costanza. Me ne privo volentieri, mi privo volentieri di tutto. Sì, lo so, mi sento vuoto, ma non fa niente, ti voglio accontentare. D'accordo, Costanza, va bene. Te l'ho detto, se te l'ho detto lo faccio. Ci rinuncio senza fatica, in fondo non mi costa niente. Maria Vergine, come mai che non torna? Non che sarà mica successo qualcosa, non che ha mai fatto così tardi. Accidenti, basterebbe che incontrassi una persona che mi conosce. Comunque calma, guardati attentamente intorno, le strade, i palazzi. Basterebbe riconoscere la strada. Non è niente, non ti impressionare, è solo un'amnesia. Scusi, signore, per puro scrupolo. Io per caso abito qua. Senta, scusi, aspetti. Missionari della Sacra Famiglia. Padula. No, Padula non può essere. Niccolò! Ecco, porco cane, Niccolò! Niccolò Vivaldi, l'avevo sulla punta della lingua. Ma Niccolò, cosa ti è successo? Ti mi ha fatto stare in pena tutta la notte, ho telefonato a tutti gli ospedali, al commissariato. Ma pensa, mi è venuta un'amnesia. Mi ero dimenticato nome, cognome e indirizzo. Ma di chi? Miei, accidenti, miei. Ma non ti preoccupare, ora sto bene. Ho solo bisogno di un po' di sonno. Domani ci sono le prove. E la settimana prossima c'è la prima della Ida. Chiesto. L'ha fatto per me. Cara, cara Costanza. È bellissima! È magnifica! È mia moglie!
ecco, io ho riunito qui tutti i dati in questo modesto saggio. Non è stato per approfittarne, ma vedi, il caso dà ragione ai miei studi. Adesso è tutto chiaro. Sai, con l'aiuto della psicanalisi si capisce tutto. E poi i matti sono solo delle persone più sensibili delle altre. Non accettano la società com'è, tutto qui. Vieni, vieni. Difatti lui qui è sereno, è felice. Vallo a trovare, è libero in giardino. Vai, vai, non fa che parlare di te. Ecco, questo è il caso numero 12. Siamo molto amici. Accomodati. Siamo amici, io e suo marito. Beh, Nicolò, mi ti saluto. Aspetta tu, non ti muovere. Però torni, vero? È vero che torni? Nicolò, e a me? A te la settimana prossima. Ciao, Nicolò. Torno a trovarti la settimana prossima. Mi raccomando, ti devo far toccare da quell'altro. Perché qui non ci credono che tu sei così. Ciao. Avanti, su, scrivi. Attesto e certifico che la moglie di Nicolò Vivaldi ha le tette più belle e sode di tutto il mondo. Per averle, toccate con mano. D'amore del merlo maschio nel folto del bosco, ovvero la gazza ladra di Vivaldi.